grande festa e applausi scroscianti per la 41esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese che ha aperto ufficialmente i battenti. Taglio del nastro ufficiale per quella che è ormai riconosciuta come la kermesse del gusto più importante del Sud Italia, che quest'anno ha una veste rinnovata, squisitamente plastic free, per valorizzare nel contempo quelle che sono le eccellenze di Sicilia. Parte la 41esima edizione, siamo molto contenti. Spero che sia una edizione che venga ricordata in positivo. Abbiamo fatto delle scelte coraggiose e questa è la mia opinione, poi spero che venga confermata dai nostri visitatori. Siamo migliorati molto dal punto di vista qualitativo. Abbiamo cercato di dare una serie di indicazioni ben precise per rispetto dell'ambiente e grazie alla collaborazione del gruppo di Expo penso che riusciremo a ottenere le finalità che ci siamo dati. Un appuntamento molto importante, oggi si inaugura la 41esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese, ovviamente iniziative che vogliono rilanciare il territorio, soprattutto questo dopo le vicende del terremoto dello scorso anno, quindi sicuramente un momento significativo per tutta la città. Ma assolutamente sì, lo stato d'animo deve essere proprio quello di chi vuole rilanciare un territorio, soprattutto nei confronti di chi ha sofferto in questi anni. Il problema della ricostruzione è un problema imminente, l'Ottobrata serve anche a questo, a riaccendere i riflettori su un tema di grande importanza. Grande merito all'amministrazione che ha avuto il coraggio di rilanciare una festa come l'Ottobrata, non solo dal punto di vista della qualità ma anche dal punto di vista dell'organizzazione. Un'area food rinnovata per portare poi sotto riflettori quelle che sono le eccellenze gastronomiche del territorio e sono veramente tante. Ah sì, assolutamente sì, ormai il binomio vincente per la nostra regione è proprio questo, beni culturali abbinati alla buona cucina, all'enogastronomia e ai prodotti agroalimentari. Ritengo che questo sia lo sprint in più che la nostra regione possa avere e debba avere sul piano internazionale. Punto Expo per un'area food rinnovata con la presenza di chef pluripremiati che delizieranno i migliaia di spettatori e turisti provenienti da ogni parte della Sicilia, ma non solo. Ma abbiamo scritto un progetto di area food che è una rivoluzione gentile, secondo noi doverosa, una rivoluzione sostenibile perché parla di prodotti esclusivamente siciliani, parla di Etna, parla di territorio, parla di totalmente plastic free in entrambe le aree, qui e poi giù al campo sportivo con la grande area food gourmet, e soprattutto parla anche di famiglia, perché Ottobrata è un'ottima occasione per stare insieme, quindi siamo molto molto liete di mettere, come dire, a bagaglio di questa 41esima edizione l'esperienza ventennale di Expo con un'amministrazione che crede anche nella sostenibilità nei grandi eventi. Una manifestazione che si veste di solidarietà grazie alla presenza di Telethon, che si occuperà degli spettacoli all'interno dell'area food per accompagnare quanti assaggeranno le prelibatezze degli chef Gaetano e Vincenzo Quattropani con musica, spettacoli di danza e tanto altro.